Gianfilippo, siamo qui. Hai qualcosa da dirmi? Prima che parli, io voglio vedere se tu hai il coraggio, la faccia tosta di dirmi qualcosa. Stai zitto. Gianfilippo, stai zitto. Non voglio sentire niente. Gianfilippo, non ti azzardare. Che già, eh? Guarda, mi sono messo anche il cappello oggi, perché mi sono messo così tante volte le mani nei capelli che ormai me li stavo strappando. Hai qualcosa? Parla, hai qualcosa da dirmi? Parla. Taci, taci, non voglio sentire niente. Fai più bella figura. Mi hai fatto fare una figuraccia, Gianfilippo. Io sì, sapevo per carità che non fossi una cima, ma va bene, va bene. Sei un bravo ragazzo, educato, hai tante qualità. Però una figuraccia del genere, Gianfilippo, mai me l'avevi fatta fare, mai. Cioè, guarda, sono senza parole. Ero andato dicendo, dai, insomma, l'ho visto studiare un pochino di più, l'ho visto impegnarsi. Invece, Gianfilippo, dammi il telefono. Gianfilippo, non farmi ripetere le cose due volte. Perché poi dopo qua finisce male. Dammi il telefono, che io ho pagato. Io l'ho pagato. Io ti pago la ricarica su quel telefono. Quindi quel telefono è mio. Ok? Dammi qua. Hai voluto il telefono di ultima generazione. Hai voluto quello figo e poi Gianfilippo, dammi anche il Nintendo. Chi l'ha pagato il Nintendo? Io. Dammi anche il Nintendo, per favore. Mi devi dare questo, ma io voglio anche quello blu. Gianfilippo, io me le ricordo le cose che compro e che pago, perché io striscio il mio bancomat, eh? Quindi me lo dai immediatamente, il Nintendo e quell'altro. Bravissimo, vedo che ti eri preparato, si vede che sapevi come sarebbe andata. Perfetto. Queste forse le vedi a Natale dell'anno prossimo. Ok? Non voglio sentirti lamentare. Non mi interessa sull'autobus se ti perdi, che non hai telefono. Ti arrangi, vai in una cabina telefonica e chiami, il numero di casa lo sai, giusto? Perfetto. E dimenticati la paghetta e adesso dirò anche a tua nonna di non darti più un euro, perché io lo so, quella santa buona madre di mia madre che ti dà di nascosto i soldi, ma le dirò di non darle più niente, se no le vado a ritirare la pensione. Vediamo poi chi la vince. Ma comunque andiamo avanti. Andiamo avanti, perché mi sono voluto segnare tutto, Gianfilippo. Tutto dall'inizio alla fine. Guarda, mi ero portato il pennarello, proprio ho detto dai, porto un foglio, giusto per segnarmi qualcosa. Mi sarei dovuto portare un foglio protocollo, Gianfilippo. Un foglio protocollo. Ma Gianfilippo, iniziamo perché né io né te abbiamo tempo da perdere. Perché c'ho fame e voglio andare a cena. Ok? Allora, matematica non era una sorpresa, hai 5. E fino lì, va bene, per carità, neanche io sono mai stato tanto bravo in matematica, avevo comunque 8, ma non si sta parlando delle mie enormi qualità, in questo momento si sta parlando di te. 5 ti ha messo, ma mi ha detto che avete appena fatto una verifica e che hai fatto due esercizi su 15. Quindi mi sa che questo 5 è buonanotte, 4. Non voglio sapere perché. Non voglio sapere perché non hai studiato. Anzi, perché non hai studiato? Stai zitto, non lo voglio sapere. Stai zitto. Sono andato dalla professoressa di storia. Quella bravissima, gentilissima. Lei ha sempre fatto tanti complimenti. 5, Gianfilippo. Gianfilippo ti ha messo 5 perché hai detto che l'interrogazione ha fatto scena muta, mi ha detto. Perché hai fatto scena muta, Gianfilippo? Perché? Vedi?
Lo sapevo io. Gianfilippo, se tu non studi la storia, guarda come siamo ridotti in questo momento. Tu devi studiare la storia per non fare gli stessi errori che sono stati fatti in passato, Gianfilippo. Ma non vedi come siamo ridotti? E non studi la storia. Tu devi studiare tutto, devi sapere le cose, Gianfilippo. Perché non è possibile che tu non sappia niente. Ok? Perfetto. Va bene, studierai. Perfetto. E ti ho comprato l'iPad, e ti ho comprato il computer. Non ti andava bene quello portatile, ti ho comprato quello fisso. Che Gianfilippo ci avrei fatto una vacanza con quel computer. Perché ricordati che io ti ho creato e come ti ho creato ti distruggo, Gianfilippo. Ok? Ti rovino. Perfetto. Scienze applicate, che non ho capito che cosa sia, se... ma non lo sai neanche tu. Che cos'è scienze applicate? Comunque c'hai 5. Non so cosa sia, non so che materie studi, Gianfilippo, a scuola, ma non mi interessa perché qualsiasi materia tu studiassi sarebbe comunque 5, quindi... Per me può essere pure termonucleare, che sarebbe 5. Non vai neanche così tanto male, proprio non ti applichi. Poi sono andato dal professore di ginnastica, dal professore di motoria. Per carità, in quello hai preso da tuo padre, che non sappiamo correre. E fino lì ok, però hai 6. Mi ha detto che non corri. Mi ha detto che sei un ragazzo bravo, che porta sempre tutta la roba, le scarpette, la maglietta, i pantaloncini. Gli volevo dire, vorrei anche vedere. Mi ci ha fatto spendere 80 euro in quella maglietta, in quei pantaloncini, in quelle scarpe. Hai voluto per forza quelle Nike, Nike, Nike? Perché non sia mai io alla tua età andavo con le Diadora, che adesso sono diventate di moda, tu le vedi di moda, ma all'epoca Gianfilippo le Diadora costavano 7 euro al paio e quando le indossavi ti prendevano in giro, quindi ma ha detto che non corre, non corre, ma io vabbè non posso dirti niente perché Gianfilippo neanche io so correre, però fai finta un po', no, niente. Sono andato dal professore di religione, ho detto vabbè magari mi tirerò un po' su, sufficiente, sufficiente. Mi ha detto che tutta la classe non sta mai attenta, ma questa non è una giustificazione. Non è una giustificazione, Gianfilippo, perché tu sei te stesso, tu sei tu. Cosa vuol dire che tutti fanno casino? Quindi se tutti gli altri si buttano giù da un ponte, ti butti giù da un ponte anche tu? Gianfilippo, io non ti ho cresciuto così, eh? Quindi stai zitto. Poi, musica. Musica. 5. Ma sai perché ti ha messo 5? Sai perché ti ha messo 5? Ti ha messo 5 per non metterti una nota, beh. Me l'ha detto chiaro, tu lo sai, eh. Tu lo sai, Gianfilippo mi ha fatto fare queste figure, me le potevo risparmiare, potevo andare là almeno col capo cosparso di cenere, dicendo sì, guardi, Argio, invece no, non me l'hai detto. Non me l'hai detto, ma l'hai detto tua madre? No, perché sennò ti avrebbe fatto un papagno così, ancora più di me tua madre. Tu musica ti ha messo 5 perché me l'ha proprio detto, quando l'ho scritto mi sono tanto di un vergognato, guarda, le volte in cui l'ho chiesto scusa, perché mi hai detto che mentre giocavi con i tuoi amici, giocavi ad infilarti il flauto nel sedere. Ma ti sembra normale, Gianfilippo? Cioè, ma quello lo facevo anch'io alla tua età. No, scusami, cioè quello lo facevo anch'io, ma lo facevo all'elementare, Gianfilippo, non di certo in terza superiore. Cioè, il flauto nel sedere. Ma io il flauto nel sedere. Cioè, io, guarda, sono senza parole, cioè io lo facevo anch'io all'elementare. L'abbiamo fatto tutti, ma all'elementare. E poi? No, no, aspetta. Gianfilippo, stai zitto. Inglese. Ti ho mandato giusto 3 mesi, i 3 mesi estivi l'anno scorso a Londra. Ti ricorderai, vero? Me lo ricordo anch'io per quanto ho speso, perché sei voluto andare. Non volevi andare in una host family. E va bene, per carità, perché chi ti capita, cioè nel senso,
Sti pazzi, mo non si capisce più niente in questo mondo, quindi va bene, non sei voluto andare in un host family e ok, quindi ti abbiamo mandato in un istituto, ok, che quindi ho pagato il do, ma va bene, per la tua istruzione, Gianfilippo, questo ed altro, io i soldi li investo, eh? Ma tu a Londra ci sei soltanto andato per andare a comprare Starbucks, perché io le ho viste le tue foto su Instagram, eh? Lo so che mi hai bloccato con l'altro profilo, lo so, ma sono stato giovane anch'io e queste cose le so meglio di te, hai capito? Io ho altri 8 profili con cui ti guardo, guardo te, tua sorella, le tue amiche, io tutti guardo Gianfilippo, non crede? E tu eri mattina, pomeriggio e sera da Starbucks o da Costa? O da prêt-à-manger, guarda che li ho visti, beh, quei tramezzini che pagavo io, 6 sterline al pezzo, li ho visti, beh. Gianfilippo, e c'hai 5, 5 in inglese, ma non ti vergogni? Cioè, ma cosa sei adesso mi devi dire? Ma ne abbia già parlato, mi avevi raccontato una bugia, sì. Beh, avevi detto che ti eri trovato bene, tutto, ma io dovevo capire. Io lo dovevo capire, Gianfilippo. Io dovevo capire dal fatto che tu guardi una pubblicità in inglese e chiedi a me la traduzione. Cioè, non hai capito niente. Ma comunque, questa è l'ultima volta che mi faccio prendere in giro in questa maniera, Gianfilippo. È l'ultima volta. Sono uscito prima da lavoro. Sono stato mezz'ora nel traffico per andare nella tua scuola. Hai scelto il liceo, quello bello. Quello tutto top, mi hai fatto scegliere il liceo, quello sulla collina, in modo tale da stare nel verde, fate le lezioni all'aperto, tutto quanto. Si è voluto andare nel liceo più esclusivo della città e tutto. In quel liceo lì io pago, quindi non bocciano nessuno. Ma tu ti fai, vuoi essere il primo? Con tutto quello che pago al mese? Cioè io veramente, Gianfilippo, con una pagella del genere. Con una, tu non esci più di casa, eh? Te lo dico, hai 4 mesi per recuperare. Hai 4 mesi. Se non mi porti il 6 in tutto, Gianfilippo, non provarci. Non provarci. Io quest'estate voglio andare in vacanza. Non starò di certo in questa città per colpa tua e per colpa dei tuoi recuperi. Hai capito? Stai qui da solo, stai qui con tua nonna. Stai qui con. Vieni qui a dormire tua nonna. Tanto lo sai che lei è contentissima. Tu me non lo so, ma non mi interessa. Tu stai qui. Io devo andare in vacanza, Gianfilippo. Io ho già prenotato 1 mese. 1 mese di vacanza ho già prenotato. Non lo andrò di certo a disdire per te. Quindi, va bene. Questo, via, buttiamo. Da domani. Gianfilippo, io voglio il 6, 7 in tutte le materie. E adesso vai a mangiare. Su. Vai, sei ancora qui? Non devi parlare. Vai, ciao.